Pomeriggio, terminiamo questa seconda parte del pomeriggio Radio R con un argomento che ho il piacere di affrontare con un professore che sa di questa materia e per chi volesse conoscerlo basta andare in internet o comunque leggere anche l'intervista che ieri ha rilasciato La Verità. Intervista curata da Franco Battaglia, che è poi un nostro collaboratore, possiamo dire, perché con una certa periodicità interviene su queste emittenti, su argomenti vari. Io parlo del professor Nicola Scafetta, che saluto veramente con molto piacere. Buonasera, professore. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, siccome si parla di siccità, poi ieri leggevo appunto che lei, intanto lo presentiamo, mi avvalgo anche della presentazione che ha fatto Franco Battaglia appunto in questa intervista, laureato in fisica a Pisa, è stato 16 anni negli Stati Uniti. E con un dottorato di ricerca, poi è ritornato in Italia, è uno dei cervelli che appunto ha fatto rientro in Italia, ora è professore di fisica dell'atmosfera e oceanografia alla Federico II di Napoli, quindi nel suo campo Scafetta, diciamo così, è considerato un luminare. E siccome aveva previsto in uno dei suoi studi appunto già nel 2017, che noi avremmo avuto quest'anno, 2022, un periodo di siccità, anzi avremmo avuto un periodo di 20 anni di piogge, che sarebbero in qualche maniera aumentate, però nel 2022 ci saremmo imbattuti in una crisi idrica. Ecco, questo è molto interessante, tanto che appunto ho subito contattato Battaglia, mi sono fatto dare il suo numero di telefono, ma non mi sembra che ci siamo anche sentiti in un'altra occasione, se non vado errato. Comunque, noi vorremmo sapere se lei ha la palla di cristallo oppure come è arrivato a questa previsione, Scafetta. A questa previsione, sì, no, vabbè. In realtà è stato uno studio, cioè, si ricorderà sicuramente che nel 2017 è stato un anno di crisi idrica, un anno di siccità, e che ha colpito anche il sud Italia, quindi in modo particolare anche la Campania. E allora io nel 2018 ho assegnato una tesi di laurea ad una studentessa, una mia studentessa, per studiare la siccità a Napoli del 2017, studiare un pochettino questo fenomeno, no? Da dove è uscito, eccetera, eccetera. E tra le varie cose che abbiamo analizzato un pochettino la serie storica della piovosità in Campania, una serie storica della piovosità in Campania. E confrontandola anche con la serie delle temperature, no? Dell'evoluzione climatica della zona. E quello che si è osservato è che soprattutto negli ultimi 40 anni, diciamo così, una quarantina d'anni, il sistema piovoso, cioè la piovosità nella Campania è ovviamente oscillata, cioè questi non sono record serie che sono semplici, non sono semplicemente cose che vanno su o vanno giù. Ma sono serie complesse perché oscillano, cioè ci sono anni molto piovosi e poi anni meno piovosi, no? Quindi ci sono delle forti oscillazioni, a dire la verità, tra un anno e il successivo. E quello che si è scoperto è che soprattutto negli ultimi 40 anni, dagli anni 80 in poi, le oscillazioni, queste che ci sono state delle grandi oscillazioni di circa 5 anni, che poi possono essere 4, 5, 6, no? Però diciamo c'è una variazione intorno ai 5 anni. E poiché queste oscillazioni erano abbastanza grosse, si possono vedere nei dati con valori abbastanza marcati, abbastanza grossi, nel 2018 abbiamo avanzato l'ipotesi che 5 anni dopo il 2017, e quindi nel 2022, ci sarebbe potuta essere una nuova crisi idrica, una nuova crisi idrica, e più o meno, diciamo, al momento sembra che la previsione sia stata confermata perché, diciamo, quest'anno, almeno fino ad ora, da gennaio ad ora, è piovuto almeno a Napoli
intorno ai 190 centimetri d'acqua, mentre non so, l'anno scorso sono stati più di 300, più di 350 millimetri d'acqua alla fine di giugno, da gennaio a giugno. Quindi è chiaro che c'è stato un periodo siccitoso, un po' meno però del 2017. Nel 2017 da gennaio alla fine di giugno ci sono stati circa 160-170 millimetri di pioggia, quindi è stato nel 2017 sembra essere stato un pochettino peggiore di ora. Quindi forse ce lo siamo dimenticati, visto che oggi drammatizziamo tanto. Si drammatizza tanto, però diciamo i periodi di siccità chiaramente nella storia d'Italia ce ne sono stati tanti. Cioè, io vorrei ricordarne uno di 60 anni fa, no? Del 1962, che è una siccità che ha colpito tutta l'Italia, che si è seca non solo l'estate ma anche l'autunno. Ci sono state mesi e mesi di assenza di pioggia in quasi tutte le regioni d'Italia, soprattutto a sud ovviamente, ma anche a nord, ha colpito pure a nord. Quindi ci sono stati periodi, ci sono stati nella storia chiaramente, si ricordano tanti periodi di siccità, e il fatto è che poi uno se ne dimentica, come giustamente appunto. Uno se ne dimentica e quindi sembra che la nuova siccità non sia mai avvenuta, o sia una cosa nuova che non sia mai esistita. In realtà non è vero, poi sono fenomeni che fanno parte delle oscillazioni climatiche su breve scala temporale. Quindi stiamo parlando di oscillazioni di pochi anni, no? Abbiamo detto circa 5 anni, e che si fanno sentire, sono abbastanza marcate. Poi dal punto di vista climatico queste sono in realtà delle oscillazioni che si vedono molto bene, perché partono un po' da un qualcosa che viene da molto lontano, cioè che avviene nel Pacifico. Nel Pacifico equatoriale esiste il cosiddetto fenomeno del Niño e della Niña, che sono delle oscillazioni termiche oceaniche abbastanza marcate, no? Di diversi gradi, no? Tra il Niño è un fenomeno caldo, la Niña è un fenomeno freddo, c'è una variazione di diversi gradi di quella regione equatoriale pacifica. E quando c'è il Niño, allora si riscalda pure il Nord Atlantico, no? Normalmente. Quando c'è la Niña, come ora, il Nord Atlantico si raffredda un po', e quando si raffredda un po' durante l'estate, come nel nostro caso, cioè durante il periodo primavera, così, cioè a partire dall'inverno, cioè da dicembre, gennaio fino un po' ad oggi, cioè quando si raffredda il mare del nord, il mare Atlantico del nord è freddo, quello che succede è che l'aria sopra il Nord Atlantico non si carica di energia, non si carica di vapore acqueo, perché l'acqua è un po' più fredda. E allora le tempeste che vengono dal nord-ovest, no? Vengono dal ciclone dell'Islanda, no? Il ciclone islandese, che è poi quello che porta le tempeste anche su in Italia, no? Non è sufficientemente forte da far arrivare fino a noi le tempeste. Allora le Alpi bloccano diciamo con le perturbazioni che verrebbero da nord, e allora l'Italia diciamo non è protetta, diciamo, dall'anticiclone, non è protetta rispetto all'anticiclone africano. L'anticiclone africano invece è caldo, quindi sale sopra, coinvolge l'Italia, si sistema sull'Italia, blocca un po' tutta la circolazione dell'atmosfera sopra l'Italia, e allora l'Italia ha questi periodi bollenti con quest'area africana che si rimane ferma sopra l'Italia. Poi non essendoci piogge, chiaramente poi questo amplifica il calore, no? Perché il terreno diventa sempre più arido, le piogge diventano sempre più alte, quindi si riscalda sempre più velocemente, e allora le temperature salgono
l'altro giorno a Napoli c'erano più di 36 gradi, 36, 37 gradi si sono registrati a Napoli. Quindi, professor Scafetta, quando quindi il Nord Atlantico invece è attraversato da correnti di temperatura più calda, qui da noi piove di più, perché si crea questo passaggio cioè si favorisce questo passaggio di tempeste che provengono dalla zona nord e ovest dell'Europa. Affinché ci sia una tempesta è necessario, tanto per cominciare, che l'acqua evapori. Cioè, che cosa succede quando l'acqua evapora? Quando l'acqua evapora assorbe energia dalla superficie, no? Perché l'acqua che evapora assorbe certo. Il calore latente, e poi questo calore latente però va a finire in aria. E poi quando si formano le nubi, e quindi c'è la condensazione del vapore acqueo, tutto questo calore latente si trasferisce all'aria stessa e quindi rende l'aria più energetica, e quindi i venti diventano più forti, diventano tutto più forte, più veloce, no? E quindi la tempesta diventa molto forte. La stessa cosa che succede, non so, con i monsoni in Asia. I monsoni sono molto violenti quando l'oceano diventa molto caldo, perché appunto si carica l'atmosfera, si carica proprio di energia, perché c'è tutto questo trasferimento di energia dalla superficie all'aria attraverso il fenomeno della evaporazione e poi condensazione del vapore acqueo. Oppure quando ci sono i tornadi, no, i cicloni sugli oceani, eccetera, cioè quelli si alimentano proprio dal caldo della superficie marina. La stessa cosa succede anche qui da noi, perché ci sono questi cicloni islandesi che per potersi caricare, per diventare potente, forte, è necessario che l'acqua sia un po' calda. E se ci sta la linea, dall'altra parte si raffredda pure da noi, e quindi l'oceano è leggermente più freddo di quello che dovrebbe essere, allora le tempeste non si formano e non riescono ad arrivare fin qui in Italia, diciamo. Ecco. A sfondare questo muro dell'anticiclone, che è un muro difficile da abbattere, c'è alta pressione, quindi aria pesante. Certo. E vede, professor Scafetta, allora noi tendiamo un po' troppo a semplificare e la gente a credere a queste semplificazioni, cioè noi parliamo quando abbiamo delle abbondanti piogge o quando abbiamo dei periodi di maggiore siccità e di caldo a concludere che siamo di fronte a dei fenomeni estremi dovuti ai cambiamenti climatici, così la televisione ci tormenta ogni sera con queste affermazioni, con queste definizioni e con queste rappresentazioni, diciamo così, del nostro clima. Ma quanto c'è allora di non vero, visto che allora il discorso è molto complesso, perché la prima cosa da capire molto bene è che il clima di per sé è sempre cambiato fin dall'antichità, è sempre cambiato in tutta la storia della Terra, no? Perché il clima non è una cosa costante. Per quanto riguarda il fatto che ci sono dei cambiamenti climatici, è importante non confonderli con i fenomeni meteorologici, perché il meteo è qualcosa che avviene su scale temporali molto piccole, diciamo, no? Sono variazioni che sono quelle che noi sentiamo, perché noi sentiamo un giorno caldo, un giorno freddo, un giorno piove, un giorno c'è il sole, e quindi noi percepiamo il meteo. Certo. Il clima, percepire il clima è molto difficile, il cambiamento climatico è molto difficile, perché il cambiamento climatico è un qualcosa che avviene lentamente lungo decenni, cioè ad esempio dal 1900 ad oggi la temperatura è salita di circa un grado, la temperatura globale è circa un grado, va bene? In più di un secolo è salito di un grado. Ma noi, come corpo umano, un grado non lo percepisce, a differenza di un grado. Cioè, un giorno può fare, nella stessa giornata, dalla mattina al pomeriggio, le temperature cambiano di diversi gradi. Quindi, il nostro corpo è capace di percepire il meteo e i cambiamenti meteorologici. Però,
la percezione del clima è molto molto difficile. Ora, per quanto riguarda la relazione tra i cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche, no? Che noi andiamo a vedere ora in queste cose qua, è che quando noi parliamo di cambiamenti climatici bisogna considerare che ci sono cambiamenti climatici naturali, come quelle fluttuazioni, oscillazioni, come quelle del Niño, la Niña di cui ho parlato prima, che hanno delle grosse fluttuazioni in un arco di tempo di circa 5 anni, no? 4, 5, 6 anni, queste oscillazioni di questo genere, e che sono cose diciamo grosse, e quindi questo un po' si percepiscono. Però poi ci sono i cambiamenti climatici cosiddetti antropici, quelli generati dall'emissione di gas serra dell'uomo. Qui la discussione andrebbe fatta, c'è cioè una discussione molto lunga che andrebbe fatta. Però il cambiamento antropico è un cambiamento di sua natura molto graduale nel tempo. Cioè, anche credendo che possa essere intenso, in realtà è molto graduale nel tempo. Quindi non è che io oggi sento il cambiamento climatico e magari l'anno scorso non lo sentivo. Cioè, non è una cosa che avviene su tempi così brevi. Cioè, la percezione, ci vogliono sempre tempi molto molto lunghi per avere una qualche percezione. Per quanto riguarda la siccità, vi ho detto che il 72 è stato un anno di grande siccità. Ce ne sono stati altri nel 76, negli 80, negli anni 80, 81, poi 88, 89, 89-90, sì, 90, quel periodo là, 94-95, c'è stata prima un'alluvione, poi c'è stata una siccità nel 2000, 2001, quindi ci sono stati molti anni in cui ci sono stati periodi di siccità, ed è ovviamente sbagliato associare un fenomeno meteorologico un po' estremo, quale può essere appunto la siccità che stiamo vivendo ora, o altre situazioni, no? Ci possono essere temporali, ci possono essere altre cose di questo genere, associare queste cose qua necessariamente ad un cambiamento climatico. E quindi proprio quando sentiamo che tutto è dovuto ai cambiamenti climatici, da quello che ci dice lei appunto, giustamente. Guardi, io dico questo, che 2000 anni fa Virgilio era solito dire che le stagioni non sono più quelle di una volta. Sì. E quello diceva 2000 anni fa. Oppure Leopardi, no, di Baldone, diceva che non ci sono più le mezze stagioni. È vero. È vero, no? Sì. E quindi ci sono. Quindi le cose cambiano in continuazione. Quindi, perché il clima cambia sempre. Non è che si può dire perfettamente che è dovuto al cambiamento climatico, ma non si dice nulla di interessante, perché il clima cambia sempre. Non è che prima era costante e poi ora iniziava a cambiare. È vero, prima che siamo improvvisamente stiamo attraversando un periodo di sconvolgimento meteorologico o astronomico, è vero, ma soprattutto professor Scafetta, quanto può influire invece nei cicli dei vari cambiamenti climatici o di queste esplosioni magari più o meno lunghe di calore oppure di freddo, perché abbiamo le glaciale, abbiamo avuto nella storia appunto periodi in cui la Senna si ghiacciava o la Groenlandia era verde e non era piena di ghiaccio e così via. Quanto è dovuto al sole, ai polviscolo atmosferico? Perché oggi riduciamo tutto alla CO2. Sì, no, questo sicuramente è un altro punto, cioè il cambiamento climatico naturale a cosa è dovuto? Dovuto a tanti fattori, soprattutto al sole. Il sole è il principale responsabile del cambiamento climatico. Poi questo perché lo sappiamo da tante cose. Ad esempio, si osserva nel clima, si osserva molto bene un grande ciclo millenario. Si osserva un grande ciclo millenario che dura per 10.000 anni circa. Anche qui non si parla di cicli perfetti, varia un po', però è più o meno di 1.000 anni. E gli unici record che presentano un ciclo millenario sono quelli relativi al Sole, sono le ricostruzioni dell'attività solare che si fa con il carbonio 14, con il berillio 10, eccetera, eccetera. Quindi
che si osserva sia nel clima che nei regoli solari, questo pattern comune, questa oscillazione di mille anni, sì, presumibilmente il Sole ha un impatto sul clima notevole, notevole. Ora, per quanto riguarda il riscaldamento che si è osservato dal 1900 ad oggi, bisogna tenere conto che dal 1900 ad oggi il Sole è anche aumentato di attività. Quindi secondo me e secondo molti studiosi che studiano anche le cose, sì, il Sole ha contribuito, dovrebbe aver contribuito in una parte considerevole a questo riscaldamento. Poi ovviamente a questa componente naturale potrebbe essersi aggiunta una componente antropica, però non è minoritaria, perché le evidenze sono troppo forti a favore di un contributo notevole solare. Ecco, quando diciamo componente antropica è quella componente per la quale ci si riunisce, facciamo la COP26, 27, sì. Facciamo il trattato di Kyoto, facciamo il trattato 20-20-20, per ridurre la CO2 atmosferica, che non ce la riusciamo mai a ridurre, anzi la aumentiamo, però non è questa la causa del cambiamento climatico. Se non è questo, cioè la CO2 può contribuire, ma è una percentuale. Il fatto è che queste riunioni, queste COP che vengono fatte, sono basate su degli studi, basati su dei modelli climatici che non riescono a modellare correttamente l'effetto del Sole sul clima, e finiscono praticamente per ritenere che il 100% del riscaldamento che c'è stato dal 1900 ad oggi sia di origine umana, sia di origine antropica, cioè quindi loro assumono che il 100% di questo riscaldamento, loro dicono quindi è tutto umano, no? Cioè il motivo per cui la propaganda ci vuole far credere che l'uomo è responsabile del cambiamento climatico è perché questi modelli di fatto sostengono che l'uomo è l'unico responsabile. Il problema è che questi modelli non sono corretti, perché appunto, ad esempio, non ricostruiscono il caldo medievale. Il caldo medievale è stato un periodo caldo, più o meno quanto il periodo contemporaneo, quindi c'erano appunto i vichinghi, sono andati a finire in Groenlandia, l'aveva citato prima che la Groenlandia era più abitabile di oggi, no? Cioè oggi sarebbe molto difficile abitare, però con quei mezzi che avevano all'epoca. Però all'epoca era probabilmente più abitabile. Le Alpi c'erano molti meno ghiacciai nel periodo medievale rispetto ad oggi. La stessa cosa durante il periodo romano, no? Le Alpi avevano ghiacciai molto più ristretti, eccetera, rispetto a Annibale è passato con gli elefanti, non sarebbe potuto passare se fosse stato oggi. Sì, ma non solo Annibale, cioè gli eserciti romani passavano le Alpi avanti e indietro. Sì, andavano in Germania, andavano in Gallia. Non c'erano le gallerie all'epoca, no? Certo. Dovevano necessariamente attraversare le Alpi e quindi. Infatti gli storici romani non ci parlano mai di ghiacciai, di difficoltà che abbiano avuto gli eserciti nel passare le Alpi, no? Non ci parlano di ghiacciai sulle strade, ovviamente era percorribile, era abbastanza percorribile la zona. E poi poi se andiamo un po' nel tempo, addirittura si trovano alberi, sulle Alpi si trovano alberi, c'è cioè resti di alberi in posti dove oggi non cresce nulla. È chiaro che faceva più caldo, no? Perché vuol dire che la linea di rigenerazione era più alta, quindi faceva più caldo. E quindi ecco, il problema è che questi modelli che ci vogliono far credere che il 100% del riscaldamento degli ultimi 100 anni è dovuto all'uomo, questi modelli non sono in grado di ricostruire nessuno di questi periodi caldi. Allora vuol dire che loro mancano proprio il meccanismo fisico che permette al sistema di riscaldarsi, e allora non avendo il meccanismo naturale cercano di compensare questo problema esagerando l'effetto della CO2 antropica e poi alla fine concludono che il 100% è dovuto all'uomo, ma ripeto, se il modello non ricostruisce i periodi caldi del passato come il periodo medievale, il periodo romano eccetera eccetera, o dell'ottimo dell'Olocene, no? 5-6 mila anni fa facevano molto più caldo di oggi.
Allora uno deve concludere che il modello è sbagliato, quindi molto semplicemente è sbagliato. E se è sbagliato, tutte le previsioni future che questi modelli fanno, perché tutti questi progetti politici sono basati su delle previsioni future, no? E queste di catastrofi che verranno a causa di un surriscaldamento del pianeta, eccetera, eccetera, ecco, tutte quelle previsioni devono essere riviste, perché il sistema potrebbe pure riscaldarsi, però non in modo così violento, rapido, come questi modelli suggeriscono. Come suggeriscono, perché l'effetto antropico è modesto, e poi bisogna vedere quello che fa il sole, se si calma un po' oppure se torna a salire. E quindi bisogna essere un po' calmi su questa faccenda qui, perché se l'uomo fa poco, chiaramente quello che noi potremmo fare potrebbe non avere un grande effetto sul sistema climatico, no? Certo. Certo, alla luce anche di quello che lei molto bene ci ha spiegato, anzi di questo la ringraziamo veramente, professor Scafetta. Ecco, io vorrei appunto con questa anche intervista assicurare chi ci ascolta che non stiamo andando né attraverso un periodo di scioglimento dei poli e quindi l'innalzamento dei mari, né verso una desertificazione del mondo, dal 1900 ad oggi abbiamo avuto un aumento di temperatura di appena un grado, quindi non drammatizziamo più di tanto, cerchiamo di capirne le ragioni, affidiamoci agli esperti e non ai propagandisti che magari dietro questa diffusione di appunto notizie un po' esagerate, non vere, forse ci vogliono far rifilare o imporre un modello di vita. La cosa è abbastanza certa, perché il motivo è molto semplice, perché se fosse vero che la CO2 è così pericolosa, no? Se i politici che vorrebbero fossero veramente convinti della pericolosità della CO2, uno non si spiegherebbe quello che sta succedendo in Oriente, ma in Asia. In Asia stanno costruendo ora, in questo momento, centinaia e centinaia di centrali a carbone. Quindi sono centrali che emettono tantissima CO2 e quindi che facciamo? Cioè noi chiudiamo fabbriche, rinunciamo all'energia dei combustibili fossili, mentre contemporaneamente in altre parti del mondo, soprattutto in Asia, fa l'opposto. Certo. E quindi vuol dire, se fosse così evidente che è un pericolo per tutto il mondo, allora per quale motivo tutti questi paesi, diciamo, praticamente non solo lo fanno, ma fanno poco, ma addirittura continuano tranquillamente in quella strada, vuol dire che non ci credono molto, no? Quindi... Ma anche in America la maggior parte dell'energia la ricavano dal carbone, così anche come in Europa insieme alle centrali nucleari. Noi non ce l'abbiamo, è una scelta. Aspettiamo di chiudere le centrali che abbiamo, io tra quelle che già c'hanno, ne stanno costruendo centinaia di altre. Differente questo. Quindi noi decidiamo loro le costruisco. Appunto, forse dovremo da questo punto ricrederci e così agire con maggior buon senso, vedendo appunto il mondo e affidandoci ai veri esperti. Professor Scafetta, io la ringrazio tanto veramente di cuore, se non ne abusiamo troppo della sua disponibilità ci risentiremo. Va bene, grazie, tanti auguri e buon lavoro. Ci vediamo.